pregherai. Sì, pregherai per la mia Chiesa ammalata nello Spirito. Apostolo mio, l'amarezza è grande nel vedere dissipato ogni valore del prezioso costo del sangue donato. Sono vicino a molti miei sacerdoti. Il loro zelo, il loro amore sarà ricompensato. Il loro segno di riconoscimento è la devozione alla mia Vergine Madre Maria. Lei è la miracolosa, medico e medicina perfetta per guarire ogni male. Ma molti miei consacrati rifiutano lei e il suo aiuto. Preferiscono marcire nell'errore del mondo. Per questi dovrai pregare. O Gesù, pastore eterno delle anime, ascolta la preghiera per i nostri sacerdoti. Esaudisci in essa il tuo stesso infinito desiderio. Non sono loro il frutto più prezioso, l'alto amore in cui si assommano i tuoi amori per le anime? Lo confessiamo, ci siamo resi indegni di avere sacerdoti santi, ma la tua misericordia è infinitamente più grande della nostra malizia. Signore, fa che ascendano al tuo sacerdozio solo quelli da te chiamati. Illumina i pastori nella scelta, i direttori di spirito nel consiglio, gli educatori nella cura delle vocazioni. Donaci sacerdoti che siano ricolmi del tuo amore, perfetti nell'umiltà e nella purezza, eroi di sacrificio, apostoli della tua gloria, salvatori e santificatori delle anime. Abbi misericordia di tanti smarriti cui debbano essere luce, di tanti poveri che invocano chi, preservandoli dagli inganni, li redimano nel tuo nome, di tanti giovani che invocano chi li aiuti e a te li conduca, di tanti che soffrono e hanno bisogno di un cuore che con te li consoli. Tu sai quante anime giungerebbero alla perfezione per l'opera di santi sacerdoti. Abbi ancora una volta compassione del tuo popolo che ha fame e sete. Fa che i nostri sacerdoti ti conducano questa umanità sofferente, cosicché ancora una volta venga rinnovata la terra, nobilitata la tua Chiesa, stabilito nella pace il tuo regno. Vergine Immacolata, Madre dell'Eterno Sacerdote, che accogliesti Giovanni l'Apostolo da Gesù prediletto come primo figlio d'adozione, che fosti nel Cenacolo Madre e Maestra degli Apostoli, degnati di mettere sulle tue labbra la nostra umile preghiera. Fanne risuonare gli accenti nel cuore adorabile del tuo Figlio Divino, e con la tua onnipotenza supplichevoli ottieni alla Santa Chiesa una perenne e rinnovata Pentecoste. Amen.